Infortunio sul lavoro, un operaio di 38 anni è caduto da circa 3 metri di altezza. Morti sospette al NOA, la will di fede dei lavoratori, basta gettare discredito. Pericolo di truffe a domicilio e telefoniche, i consigli di Enel per difendersi. Tutto pronto in Toscana, per i saldi invernali da giovedì si prevede una spesa di 133 euro a persona. Quasi 6.000 visitatori al Museo Guadagnucci di Massa tra il 2021 e il 2022. Un saluto a tutti i nostri telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione curata da Antenna 3. Infortunio sul lavoro a Carrara. Questo pomeriggio un operaio di 38 anni è caduto da circa 3 metri di altezza. L'uomo ha riportato un leggero trauma cranico e altre contusioni, ma è sempre stato completamente lucido. È stato trasportato in ambulanza all'ospedale Apuane in codice rosso. Il 38enne lavora per una ditta che si occupa di scaffalature a Carrara. Sul posto, insieme ai sanitari, intervenuti intorno alle 15, anche gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASL Toscana Nord-Ovest. Morti sospette al NOA. Basta gettare discredito sui lavoratori, si danneggia la sanità. Questa la risposta del segretario della UIL FPL di Massa, Claudio Salvadori, dopo le accuse del presidente del Consiglio, Stefano Benedetti. Sentiamo. Non si può sparare nel mucchio e gettare discredito sui lavoratori che ogni giorno sono in corsia per salvare vite. Se il presidente del Consiglio, Stefano Benedetti, ha conoscenza di fatti e circostanze ben precise e le denunci nelle sedi opportune con tutti i dettagli del caso, altrimenti eviti di buttare fango sull'ospedale e sui suoi dipendenti. È la risposta del segretario della UIL FPL di Massa, Claudio Salvadori, intervenuto a difesa di tutti i lavoratori del NOA, tirati in ballo dalla recente accusa lanciata dal presidente del Consiglio, Stefano Benedetti. Come ha infatti spiegato il presidente del Consiglio di Massa, all'ospedale delle Apuane sarebbero avvenute morti sospette di pazienti ricoverati in medio-breve degenza e le cui condizioni si sarebbero aggravate dopo aver contratto un batterio. Benedetti però non entra nel merito, non dà dettagli e non fornisce informazioni utili per alcune indagini, ha commentato Salvadori. Non individua reparti o possibili responsabili, si limita un'altra volta a sparare nel mucchio senza cognizione di causa, andando a ledere la dignità e professionalità di tutti i dipendenti dell'ospedale. Come ha spiegato il segretario, si ripete uno schema già visto nel 2018, ancora in periodo preelettorale, per ottenere visibilità. Salvadori ha richiesto adesso al sindaco Francesco Persiani di intervenire. Il compito dell'amministrazione dovrebbe essere quello di dare il giusto riconoscimento a chi ogni giorno si sacrifica e si mette in gioco, ha concluso il segretario UIL FPL. Invece di alimentare la cultura del sospetto e della diffidenza, che non fa bene a nessuno, anzi rischia di alimentare la fuga dei cittadini verso altre strutture sanitarie e impoverire il territorio. Il consigliere comunale di Massa del gruppo misto di maggioranza, Antonio Cofrancesco, è tornato a parlare della gestione di Casa Ascoli e Pelù. Come ha spiegato con Francesco, Massimo Tognocchi, nominato prima direttore, poi subcommissario, poi nuovamente direttore, al 31 di dicembre ha lasciato la struttura per fine mandato. Qualche mese prima anche il supercommissario nominato dal sindaco Francesco Persiani ha terminato il suo mandato. Il duo, come ha spiegato il consigliere comunale, invece di risanare il debito, con la loro gestione hanno fatto sì che il debito aumentasse. Questo è stato un fallimento per l'intero sistema, ha spiegato Cofrancesco. La scelta della gestione dell'amministrazione comunale per Casa Ascoli si ripercuote anche su altre strutture, dove ora a pagarne le conseguenze sono i lavoratori delle cooperative che da 3 mesi ricevono solo acconti. Il consigliere comunale Cofrancesco ha invitato l'amministrazione comunale a costituirsi contro tutti i personaggi che si sono susseguiti negli anni nella gestione della struttura e che hanno provocato questo enorme debito in capo a Casa Ascoli. Pericoli, truffe a domicilio telefoniche in materia di energia elettrica e gas. Enel Energia, a seguito di diverse segnalazioni provenienti da Massa e Carrara, ha fornito consigli utili per difendersi. Ce ne parla Alice Spadoni. Pericolo truffe.
A seguito di alcune segnalazioni provenienti da Massa Carrara e dalle zone circostanti, Enel Energia è tornata a fornire consigli utili a tutto il territorio per difendersi dalle truffe a domicilio e telefoniche in materia di energia elettrica e gas. Per quanto concerne le proposte di contratti porta a porta, chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel Energia, che si tratti di dipendenti o di personale esterno incaricato, deve essere munito di tesserino plastificato con foto e date di riconoscimento. Se qualcuno si presenta al domicilio a nome dell'azienda, bisogna sempre chiedere di visionare il tesserino con tutti i riferimenti. Inoltre, nessuno è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel. Chi presenta offerte per conto di Enel è in possesso di moduli e materiali informativi chiaramente riferibili all'azienda. L'azienda invita quindi a richiederne la visione e ricorda che comunque è opportuno leggere bene prima di firmare ogni documento. Chi propone contratti può richiedere di visionare l'ultima fattura per individuare insieme al cliente la proposta più adeguata ai suoi consumi e solo in caso di adesione ad un'offerta, la bolletta può essere utilizzata per recuperare dati relativi alla fornitura. Per quanto riguarda i tentativi di truffa telefonici, la società energetica precisa che non opera attraverso pratiche commerciali scorrette né utilizza sistemi di chiamata automatizzate. A questo proposito, i numeri telefonici autorizzati da Enel Energia possono essere verificati sulla pagina dedicata del sito web della società e i cittadini possono rivolgersi ai canali di contatto ufficiali per ogni segnalazione. Enel Energia segnala infine che nei propri dipendenti e negli agenti specializzati si occupano della sostituzione dei contatori, attività curata dalla distribuzione, la società del gruppo Enel. Nuovo finanziamento nel comune di Tresana per la funzionalità dell'invaso delle pietre bianche. L'opera consiste nella demolizione della copertura in calcestruzzo esistente, nel suo smaltimento, nella posa di nuova copertura in gomma impermeabile e nel rifacimento della recinzione. Il progetto rientra nella strategia Aree Interne Regione Toscana 2022. L'intervento, del costo di oltre 36.700 euro, sarà cantierato nel mese di marzo e, come ha spiegato Mastrini, per l'esecuzione dei lavori si prevede siano impiegati 2 mesi. Il consigliere comunale di Massa del PD Stefano Alberti ha interrogato il sindaco Francesco Persiani in merito ai centri educativi aggregativi. Dal momento che per molti anni sono stati attivati i centri per infanzia e che tale attività ha rappresentato un'opportunità per tanti bambini e bambine e un punto di riferimento e un servizio importante per le loro famiglie, il consigliere ha interpellato l'amministrazione comunale per sapere se intende attivare e secondo quali tempi e modalità i centri educativi che nelle diverse realtà della città danno risposte ai bisogni e alla richiesta di centinaia di famiglie. Tutto pronto in Toscana per il via dei saldi invernali giovedì 5 gennaio. Le previsioni svolte a livello nazionale ipotizzano una spesa di 133 euro a persona con un 10% in più rispetto allo scorso anno. Sentiamo. Tutto pronto per il via ufficiale ai saldi invernali previsto in Toscana giovedì 5 gennaio. Una tappa importante per il mondo del commercio, in particolar modo per il settore dell'abbigliamento, alla quale il presidente interprovinciale di Federmoda Confcommercio Luca Massacarrara, Federico Lanza, si avvicina con spirito positivo. Le previsioni svolte a livello nazionale del sistema Federmoda ipotizzano una spesa di 133 euro a persona, circa il 10% in più rispetto all'anno precedente. Un dato incoraggiante per Lanza, soprattutto alla luce delle tante difficoltà in questa fase storica. Crediamo, ha spiegato Lanza, che quelli al via possano rivelarsi saldi molto apprezzati dai consumatori per l'ampia scelta di prodotti di moda, tendenze e qualità, che non hanno subito aumenti come in altri settori più colpiti invece dall'inflazione. Confidando anche nella rinnovata fiducia che i clienti ripongono con sempre maggiore frequenza nei nostri negozi, orientati verso future strategie legate alla sostenibilità e all'innovazione. Come ha spiegato il presidente di Federmoda Confcommercio Luca Massacarrara, l'avvio dei saldi arriva alle porte di un fine settimana lungo con la festività dell'Epifania, che vede in alcuni dei centri anche una buona presenza di turisti, un'occasione in più per l'attività per poter entrare in contatto con una clientela non abituale. Ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità, a tra poco. Buongiorno per lei. Grazie. Arrivederci.
General Auto di Siciliano, una garanzia da oltre 50 anni. La più grande realtà della provincia che nella sua sede di Montramito vanta di una vasta gamma di modelli in pronta consegna a seconda delle tue esigenze. General Auto ha anche un vasto parco di vetture usate multibrand, selezionate e accuratamente garantite. Compriamo anche il tuo usato. General Auto è anche officina specializzata, magazzino ricambi e centro di revisione autorizzate. Ogni cosa al posto giusto. Aiutaci a migliorare l'ambiente. L'utente, dotato di tessera che conferisce i rifiuti alle isole ecologiche, deve adottare delle piccole accortezze. Quando conferiamo carta e cartoni all'isola ecologica, mettiamo solo il rifiuto sfuso. Non gettiamo con la carta anche il sacchetto di plastica che abbiamo utilizzato per trasportarlo all'isola ecologica, oppure utilizziamo un sacchetto di carta. Riduciamo il più possibile il volume del cartone, evitando di ostruire la torretta. Una buona abitudine è quella di ridurre gli imballaggi di cartone in piccoli pezzetti. Non hai la tessera? Richiedila! Ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede ASMIU in Via dei Limoni. ASMIU, l'azienda per l'igiene ambientale del Comune di Massa. Macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnolo! Tutto il bello del fare. €195.000 per rafforzare l'accessibilità e la conoscenza del Parco Internazionale della Scultura Contemporanea di Pietrasanta. Le risorse sono state assegnate al Comune attraverso il bando aperto dal Ministero dell'Interno per sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi più colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta alla pandemia di Covid-19 e che negli ultimi giorni del 2022 ha reso pubbliche graduatorie e contributi. Il progetto, come ha spiegato il sindaco e assessore alla cultura Alberto Stefano Giovannetti, riguarda in modo privilegiato le fasce di pubblico più a rischio di esclusione o che ancora fatichiamo a fidelizzare. Attraverso applicazioni tecnologiche e digitali si cercherà di facilitare la fruizione del parco da parte dei visitatori e di assisterli creando collegamenti tra collezioni ambientali e sistema territoriale con itinerari personalizzabili. Fa sapere. Ed ora ci occupiamo del Museo Guadagnucci di Massa. Quasi 6.000 visitatori tra il 2021 e il 2022, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia. Ce ne parla Alice Spadoni. Quasi 6.000 visitatori al Museo Guadagnucci di Massa tra il 2021 e il 2022, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia. L'attività del museo cittadino non si è mai fermata, cercando di adeguarsi alle normative che mano a mano venivano emanate fino a riprendere le regolari aperture di iniziative che hanno portato a chiudere il 2022 con oltre 2.300 visitatori, anche grazie al grande successo della mostra All Inclusive, 9 artisti contemporanei performano il museo. L'amministrazione comunale ha ringraziato la direttrice Cinzia Compalati per aver dato al museo in questi anni un nuovo impulso propositivo e averlo reso ad oggi uno dei luoghi di interesse principale della città. L'affidamento del ruolo a Cinzia Compalati per il Museo Guadagnucci si è rivelato altamente proficuo,
Ha infatti portato avanti il lavoro con passione ed estrema professionalità, con l'intento di accrescere la visibilità del museo cittadino a livello nazionale. Il museo è entrato a far parte dell'Associazione Nazionale Piccoli Musei, ha aderito a giornate nazionali, sono state inoltre attivate lezioni in presenza a distanza per le scuole e laboratori per far conoscere l'artista puano anche ai più piccoli. Sono stati promossi percorsi multisensoriali, visite guidate, incontri di formazione, eventi in collaborazione con la rassegna Palcoscenici Stellati, oltre a tante altre attività anche a livello digitale e di social media. Negli ultimi 2 anni poi il museo è stato protagonista con le mostre di Vogue Carta Bianca, WA22 Uomini di Sabbia e All Inclusive, 3 esposizioni che hanno unito artisti di livello nazionale ed internazionale ed hanno esaltato i luoghi e soprattutto le sculture in marmo con il rispetto e la delicatezza che esse meritano. I dati del 2021-2022 confermano quanto le attività del Museo Guadagnucci siano cresciute. L'associazione Ducato di Massa ha ripreso quest'anno la rievocazione storica dell'offerta dei ceri durante il Tedeum della Santa Messa di fine anno. Quest'anno inoltre corre dal 18 gennaio 2023 al 18 gennaio 2024 la ricorrenza del 400° anniversario della morte di Alberico I Cibo Malaspina. L'associazione Ducato di Massa ha deciso di far rivivere l'intero calendario delle rievocazioni storiche, anticipando fin dal 2022 l'attività di sensibilizzazione verso il grande evento di 365 giorni, attraverso il quale le 2 città di Massa e di Carrara si apprestano a onorare durante la ricorrenza dell'anno in memoria del Alberico I Cibo Malaspina il Grande. Con la manifestazione in programma sabato 7 gennaio, pomeriggio, parte Carrara Indoor 2023, il circuito di manifestazioni indoor di atletica leggera promosse dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera che si svolgeranno nel padiglione C di Carrara Fiere. Il calendario prevede ben 10 manifestazioni programmate in tutti i giorni di sabato e domenica, a partire da sabato 7 gennaio fino a domenica 5 febbraio. Carrara Indoor sarà anche un'occasione formativa per circa 40 studenti di liceo Fermi di Massa nell'ambito di una convenzione PCTO, alternanza scuola-lavoro. Gli studenti collaboreranno nell'organizzazione delle manifestazioni in vari ruoli. Si potrà presentare fino al 31 gennaio e solo attraverso il portale del cittadino, raggiungibile dal sito internet del Comune di Pietrasanta, la domanda per ricevere il bonus caro bollette, contributo economico una tantum, predisposto dall'amministrazione a sostegno delle famiglie più in difficoltà con uno stanziamento complessivo di 80.000 euro. Per essere ammessi al contributo, fissato nell'importo unico di 250 euro, i richiedenti dovranno essere residenti nel territorio comunale, possedere un ISEE ordinario non superiore a 13.000 euro e un patrimonio mobiliare non superiore a 20.000 euro. Ultimi giorni per rinnovare i permessi di accesso e sosta all'interno della zona a traffico limitato, istituita in centro storico a Pietrasanta. L'assessorato, la Polizia Municipale e il Comando ricordano ai possessori delle autorizzazioni in scadenza che le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 gennaio. I moduli, compilati e corredati della documentazione richiesta, potranno essere consegnati all'ufficio protocollo oppure inviati tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mail comune.pietrasanta@postacerte.toscana.it. L'assessorato ai servizi sociali e servizi abitativi del Comune di Carrara ha pubblicato il nuovo schema di avviso pubblico per l'erogazione del Fondo Nazionale Morosità Incolpevole per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti nel caso di morosità incolpevole da parte degli inquilini. I contributi sono concessi fino a esaurimento delle risorse nazionali disponibili e in presenza di una serie di requisiti previsti dal bando secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. È necessario presentare la domanda al Comune di Carrara entro venerdì 29 dicembre 2023. È stato pubblicato dal Comune di Carrara il bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione in prova a tempo pieno indeterminato di 4 specializzati amministrativi, categoria D, posizione economica D1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro le ore 23.59 del 2 febbraio 2023. L'unica modalità di candidatura ammessa è online tramite lo sportello telematico sul sito istituzionale del Comune di Carrara.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stata pubblicata la procedura di selezione per il reclutamento di 3 allievi finanzieri riservata a coniugi, figli superstiti, fratelli o sorelle del personale delle forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio. Possono partecipare i cittadini italiani che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 24° anno di età e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La domanda di partecipazione alla procedura reclutativa dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica, disponibile sul portale attivo all'indirizzo concorsi. gdf.gov.it seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. Ed ora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per mercoledì 4 gennaio. Tempo variabile, temperature stazionarie, venti deboli, mare poco mosso. Giovedì 5, ancora nuvolosità variabile, temperature in lieve calo, venti deboli, mare poco mosso. Nei giorni successivi assistiamo ad un aumento della nuvolosità, temperature stazionarie, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Per aggiornamenti consultare il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Non ci sono ulteriori notizie, quindi il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.